il primo strumento che può permettere una valorizzazione maggiore dell'energia prodotta da fonte solare è un utilizzo inferiore dell'energia prodotta dalle centrali che oggi abbiamo attive e lo storage per il riscaldamento delle abitazioni. È un tema che abbiamo introdotto da quest'anno 2016. Questo è il secondo corso dove presenteremo questo sistema qua, che è un po' una rivoluzione nell'utilizzo di energia all'interno dell'abitazione, ma lo vediamo in seguito. Questo è lo stato attuale del fotovoltaico in Italia. Le principali regioni che hanno potenza fotovoltaica installata sono la Puglia, che è la prima, con il 14,2% di potenza installata, la Lombardia 11,0, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte. Qui vediamo il numero di impianti installati in Italia. In Piemonte abbiamo al 2013 il termine del quinto conto energia, poi le installazioni sono state molto basse, un numero di impianti di 41.500 impianti industriali e residenziali per una potenza complessiva di 1.460 MW. Non so se si sente, sono marchigiano, nelle Marche abbiamo 21.049 impianti, quasi la metà, ed una potenza di 1.000 MW, 1.027, abbiamo degli impianti con una dimensione media più grande. Si sono utilizzati alcuni terreni per delle centrali fotovoltaiche. In tutta Italia abbiamo circa 600.000 impianti fotovoltaici attivi che coprono il 10% del fabbisogno energetico nelle ore di produzione italiano, che insieme alle restanti fonti coprono, come abbiamo detto, il 37% del fabbisogno di energia del sistema paese. Le fonti tradizionali, a causa della... qual è la regola delle fonti rinnovabili? La fonte rinnovabile ha la priorità di dispacciamento sul mercato, quindi qualsiasi fonte rinnovabile produca energia, Terna o Enel è obbligata a prendere in carico il kilowattora e consegnarlo al cliente finale. Non è vero questo per una centrale a carbone o una centrale a gas, che vengono attivate solo su richiesta del carico, quindi vengono accese o aumentate la potenza in base al carico, mentre le fonti rinnovabili hanno priorità di dispacciamento. Che cosa è successo con questa percentuale di penetrazione delle fonti rinnovabili, che sono intermittenti, quindi non hanno la possibilità di programmare una produzione? Hanno iniziato a funzionare con un terzo delle ore rispetto a 5 anni prima e sono costrette quindi ad aumentare i prezzi serali dell'energia per coprire le perdite dovute alle emissioni di energia delle fonti rinnovabili di giorno. Quindi mentre prima il discorso F1, F2, F3, le fasce della bolletta elettrica, c'era una netta distinzione tra il prezzo in F1, che era l'orario dalle 8 del mattino alle 8 di sera, e l'F2 era quasi la metà della quota di F1, che era dalle 8 di sera alle 22 della sera, oggi questi due valori sono equivalenti.